Allora, il piatto che preparo io questa sera è un tortino di ricotta e patè di melanzane. Viene servito con una crema di basilico e zucchine e abbiamo fatto una crema di panzanella toscana in crema e servita con dell'umami di melanzane, che è la parte liquida che vedi nel piatto. Quest'anno avevo il compito dell'antipasto caldo. Vista la stagione ho messo insieme tutto quello che nell'orto richiama l'estate, quindi sono le zucchine, la melanzana, il pomodoro, il basilico, per cui ho lavorato su questi sapori qua. Li abbiamo arricchiti con un formaggio delicato che è la ricotta e abbiamo fatto questo piatto qua per l'evento. Noi questa sera presentiamo una sfoglia di una sfoglietta con della patata di Moriago, acciuga di Monterosso, basilico nero e cappero di Pantelleria. Il secondo piatto è una sfera di ricotta senza farina, viene servita con un guanciale liquido, un popcorn di Cotenna e una riduzione di clorofilla. Sono piatti curiosi, specialmente il primo per il periodo estivo, perché si può mangiare non bollente ma tiepido. E il secondo è perché, essendo che abbiamo più di 300 persone, dobbiamo fare un servizio veloce e allo stesso tempo con una qualità dalla prima sfera all'ultima. Questo piatto si chiama Non è anguria, non replica solamente a livello cromatico i colori. Alla base troviamo un pomodorino confit che viene arrostito nel barbecue, dei ditalini soffiati al farro, una polvere di capperi, copriamo tutti con una spuma di patate affumicata, un olio alla rucola, un carpaccio di tonno con dei semi di sesamo che replicano i semi dell'anguria. Un piatto fresco, estivo, e a ogni boccone si sentono dei sapori mediterranei, visto che c'è il pomodorino, il cappero e ricorda molto il nostro paese. Vi presento il nostro piatto. È una coscia d'anatra disossata con il purè di patate viola e patate gialle, finferlo e una riduzione al mirtillo. L'abbiamo scelto perché si ispira al nostro territorio, a quella che è l'identità della nostra cucina, più che altro, cioè lavorare poco la materia prima e cercare di valorizzarla al meglio. Questo è un dolce fatto con cioccolato bianco, col cocco e praticamente una melaca, il termine proprio tecnico. Gelato al finocchio, finocchio candito, liquirizia e menta e un biscotto alle mandorle. Sembra una cosa strana, ma invece è tutto rinfrescante che passa. Un dolce digestivo. Pensando anche alla giornata, che poteva essere una bella giornata calda, e poi a me piace molto il giocare col cioccolato, cioè col dessert classico e la verdura. È un abbinamento che ci piace fare.